Che successo qua? L'Inter è ai quarti di finale. E tutto un pigliolo. Beh, scommetto che eravate già pronti a mettere a fare i video, li avete anche cancellati, è vero, rosiconi. Ma a me da Coppa Italia non me ne frega niente, quello lo scopo, certo, saremmo, fossimo usciti a quest'ora a fare tutti i video contro l'Inter. Interisti! La chi i cuffi, la così la un sorto di scemo, la, che si mette chi i cuffi. Un Milano, un Bonzanero, la, che ci facendo qui, pattaratero. A fare i video contro l'Inter, pa' Coppa Italia, vedete come si sfragano. Io chi fatta la parte, mo, che chi fatta, ma racconti la parte. Anzitutto complimenti al Parma, perché insomma, però, se noi dobbiamo snobbare la Coppa Italia mettendo le riserve dell'Inter, è normale che la partita poi alla pari. Cioè, avete visto chi abbiamo in panchina? E secondo voi quelli sono giocatori che quando poi quando vai a fare le partite in campionato e metti Gagliardini e metti quella Bellanova e metti Aslani, sono i risultati. Quando poi ti prendi il gol col Monza, perdi a con l'Udinese, vedete? Quando ha messo i titolari ha riacciuffato la partita. E lì è stato per lui il risultato pericoloso. Ha messo Di Marco, ha messo Dzeko, ha messo qui. Guardate che stando su partiti i gol Di Marco, Dzeko e Lautaro Martinez. Lautaro Martinez già giocava da lì. Lautaro Martinez solo, ma appena hai messo la differenza, i carichi da 90, l'hai ribaltata la partita. Da. Per dire, si può fare un campionato con sta gente qua? Noi possiamo internazionale, come fai a vincere lo scudetto se hai quelle pezze al centrocampo? Ancora Gagliardini, l'avete visto? Gagliardini gioca col Parma, una scuola di Serie B e non tocca una palla. Poi si è stato costretto a mettere a quello là e cacciato corre inguardabile pure ora. Quindi sono le riserve che non giocherebbero neanche in Serie B e fanno fatica. De Vrij a Serie B e fanno fatica. Aslani, Baronella, così chiama, Dumfries, inguardabile. Ma è normale, vedete che si salvano 6 o 7 giocatori nella squadra, no? Cioè, inizia l'uomo, che Barella da sta squadra è un fenomeno. In questa squadra è un fenomeno in questa squadra. Non è un stracampione. Se io paragono a Gagliardini, a quello, è un fenomeno. Allora, perché dico, come si fa a vincere lo scudetto se hai ancora questi personaggi qua? In panchina questa gente non ci dovrebbe andare. Tant'è vero che tu la sfrutti in coppità e si vedono tutte le magagne di questa squadra. Non è un discorso di 3-5-2, 4-4-2. Il giocatore forte, il giocatore con esperienza. Molti mi hanno detto, ma tu non fai più i video sull'analisi TA. Ma che taglia fa l'analisi TA? Anche che sti coglioni vi ha preso. 4-5-2 il tornante di ieri. Se hai giocatori di scarsa personalità, il 3-5-2 te lo trasformi in 4-4-2. Il calcio di grande personalità in 5-4-1 perché sa dove andare a mettersi. Se tu hai giocatori scarsi, il 3-5-2 rimane già un 3-5-2 di merda, ma se non hai calcio di personalità fan cacà e apirta la partita, hai capito o no? Quando vi trovano un commento da commento che ha fatto mi deficiente che fa, ecco questo salta Di Marco poi è entrato, certo che quando trovi Di Marco e ha la palla in verticale da Acerbi, da Bellanova e come da quell'altro là, da De Vrij, che poi fesse che partita fa, normale che c'ha un buon piede, anche se a me Di Marco non piace, però in questo marasma generale di squadra Di Marco è il più forte che hai, e quando è entrato si è notata la differenza. Vabbè, il gol del 2-1 che abbiamo fatto per il gol pure del 2-1 che ha fatto un grandissimo gol di Acerbi. Adesso Acerbi statevi zitti, perché ha fatto un gol che ci ha fatto passare il turno e non l'avrebbe fatto nessuno quel gol là, quello è un grandissimo gol. Adesso non se ne parlerà perché l'ha fatta Acerbi, quindi è inutile che mi viene a parlare di 3-5 di imbecilli. Io già lo so, il calcio è facilissimo, si gioca con un portieri, due ali, due centrali, adesso già 5, tre centrocampisti o due tornanti, come mi chiamano, e due attaccanti, so che fi tutto un fenomeno, so 4-3-7 3-6 4 3-7 3-10 o pur tirare 11. Ci ho voluto un fenomeno qua. Disse, cosa vuoi sentire da questo canale? Cosa vuoi sentire? Un mento tec
tecnico. Quale commento di qua? Vedono la partita, raccontano i cazzo di come dite là, come dite in questo momento la sacra condanne. Se poi ci vogliamo mettere a parlare la sovrapposizione da diagonale dell'arbo, perché poi ci andrà a Geco perché entra e colpisce di testa e fa la sponda per quello che accorre e prende la seconda palla. Se io ti metto a parlare di cata a capot! È troppo sofisticato per lei parlare di ca. Per te è troppo sofisticato parlare con me, perché sono 5 minuti che sei qua, ancora non hai capito niente. Ecco perché io non parlo in maniera sofistica, ma parlo terra a terra per gente di merda come te che non capisce niente. Va benissimo così. Vabbè, il lessico va benissimo così. Non c'è bisogno di fare il professore su YouTube, hai capito? Perché se vuoi parlare di calcio, vieni a Foggia e te lo insegno io su un campo di calcio come spostarsi e come si muovono i calciatori in base a come fa là, come si muove l'arbitro. È la stessa cosa. Ecco perché arbitrare significa capire di calcio. Tu non capisci un cazzo di calcio. Questa è la verità. Perché se tu avessi fatto l'arbitro capiresti di più. Vuole il commento tecnico. Vuole il commento tecnico, vuoi. Un deficiente stop. Ha scritto un deficiente stop perché volevo un commento te. Questo è un commento te. Questo è un commento. Salvatelo sto vedi. Che ne hai capito niente manco sotto a sto vedi. Cialtrone. Incapace. Un commento a te, un pallone, ve lo spiego un pallone, unici, so, is, come la terzinetta, se potete capire, un commento a te, tu ficca in culo, commento a te, perché se tu c'è un ballo sopra un triangolo, la palla si ficca in porta, come è successo pure a una nostra, là, che la palla tocca la schiena di quella e si è ficcata in porta, che ma tu là che serve un 3-5-2, e la palla me ne tacca saccia, là, solo perché hai la torre, Geco, con cui puoi giochicchiare, spizzare il pallone e far andare avanti la seconda porta. Guarda, ti sto spiegando il calcio in questo momento, non ci stai capendo niente. Come Bellanova fa il tornante dall'altra parte e come Di Marco lo fa dall'altra parte. Hanno parlato pallone che a me, hanno parlato pallone che a me. Questo è un commento tecnico, creti, ditti in 4 e 48. Sto deficiente. E capito, mo commento te, che scassavatelo sto vecchio, scaffatelo anche sto vecchio, imbecille. Parlate Gagliardi, il centrocampista che non gioca mai la palla di prima, quello là, perché è scarso di piede, non può giocare a centrocampo, hai capito? Ecco perché un mizzabarello facete passare per un campione, perché secondo qui leggermente più che la palla di prima, allora c'è il tocco di prima per la sovrapposizione anche del centrale, che ogni tanto può andare a spingere e darla sulla fascia. Per andare a quel cesso di Bellanova, che è una teoria che non salta mai l'uomo, è peggio di Dumfries. Ti è piaciuto sto commento? Ti ha chiuduto tutti i indirizzi, ti ha chiuduto mo. Mostrati shit. Tutto, ha chiuduto tutta la partita, da 5 secondi, 5 secondi. Guarda che se c'è Acerbi, che è l'altro centrale, capita la palla, dico che Acerbi faceva la differenza e faceva un gol, capito? Perché l'altro centrale, la palla, la deve fare, amano. E amano fuori, tutti quelli che stanno a credere che Acerbi ha fatto Lazio Mila, sono ficcata per l'angolo che ho fatto. E passato Lazio Mila, tanto a segnare ma vestiti cito. Capito? Questo è il commento te, ragazzi, spiegate di nuovo, valla a snocciolare tu il video, perché ragazzi, dite 30.000 cose dalla diagonale della, alla sovrapposizione del terzino che va in avanti, alla seconda punta che prende la palla, dallo spit, la spizzata, dalla prima punta, non capisci niente, questo è il calcio te, hai capito? Credi che questo video così non te lo farà mai nessuno youtuber, mai, mai e mai, va a fangù!